Buongiorno e ben ritrovati alla regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, come ogni lunedì mattina alle 10.30 come in studio fra Italo e Sant'Agostino. Buongiorno a tutti, buongiorno, un piacere ritrovarsi lunedì mattina, iniziare la settimana. Questo che è il 18 gennaio, ho visto la data mi ha fatto un pochino impressione, no? mi ha lasciato come per dire un po' turbato perché ho detto abbiamo iniziato da poco, già il nuovo anno, già siamo oltre la metà del primo mese. Perché dici 18 gennaio? Non lo so, è 22 gennaio, <ride> perché qui avevo un'altra data scritta però. <ride> può capitare. No, può capitare. Per me è normalissimo, io sono <ride> abituato a queste cose. Quindi. Sai, quando siamo presi da tante cose, in effetti un po' la cognizione del tempo... Eh, salta, ma questo è perché lavoriamo assiduamente, possiamo dirlo tutti i santi giorni. Però è 22 quindi peggio ancora la mia riflessione per quanto ci siamo detti, insomma il tempo sta volando, io lo fermo due giorni indietro. Infatti, infatti. Bene, no, è, è bello ogni tanto anche partire con un po' di leggerezza, soprattutto quando come nel nostro caso trattiamo temi di rilevante importanza per il nostro futuro, per la salute del pianeta, lo sapete bene, ormai vi facciamo compagnia da diversi mesi e devo dire fra Italo, che io sono molto contento perché anche se parliamo di argomenti impegnativi, Abbiamo anche riscontrato quanto impegno c'è da parte di tanti uomini e donne che lottano tutti i giorni per un mondo migliore, è il caso di dire. Soprattutto possiamo dire i giovani. I giovani hanno risposto a questo appello in maniera, anzi forse lo hanno fatto loro l'appello. Lo possiamo vedere in loro questa profezia che hanno proprio nel cuore con la grinta che loro mettono e con la bellezza della loro gioventù. E questo credo, eh, credo sia il segno dell'autenticità anche di questo tipo di messaggi che noi stiamo cercando di lanciare, perché sappiamo che poi ormai è diventato un mondo in cui molti occhi sono puntati e molti sono anche gli interessi. Io dico i giovani sono proprio i testimoni dell'autenticità, dell'importanza dell di questo messaggio e del fatto che ognuno di noi debba un pochino scuotersi. E tanto loro quanto noi abbiamo due punti di riferimento eh, veramente molto importanti tanto importanti da averli inseriti nel titolo della nostra trasmissione, la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco. Ossia da San Francesco d'Assisi fino ad arrivare al primo papa che ha scelto eh, il suo nome ispirandosi proprio al poverello d'Assisi e su questa scia come ormai sapete eh, il nostro primo collegamento è proprio fatto di approfond per approfondire il tema del francescanesimo e oggi avremo con noi Fra Pietro Maranesi. Ma Prima del primo collegamento, perdonate il gioco di parole, ci dedichiamo come di consueto un po' di tempo per le news della settimana. Un po' di notizie per aggiornarci e riuscire un po' anche a ricalarci all'interno di questo argomento della sostenibilità, partendo proprio dalla scorsa puntata anche quando abbiamo parlato di questa nuova attenzione che sta emergendo circa le costruzioni, insomma come poter progettare ambienti che siano da questo punto di vista ecologici ma anche funzionali. Allora che cosa è importante? Che abbiamo visto l'altra volta i biomattoni, il ritorno della lana come materiale, abbiamo visto l'uso della canapa. Ci sono queste cose che tornano un pochino a essere importanti, le IFE dei funghi. Ecco. Adesso c'è questa fiera, Clima House, nella sua edizione del 2024, che si svolge dal 30 gennaio al 3 febbraio a Bolzano. E proprio questo è il tema di questa fiera, insomma, radunare tutti questi costruttori, architetti, progettisti e fornirgli un ambiente in cui possano eh, notare, vedere, conoscere sempre meglio quali sono le ultime novità circa la costruzione ecologica e soprattutto sostenibile. Qual è il tema centrale, il filo conduttore di questa edizione? È costruire bene, vivere bene. Praticamente si è intuito che quando una casa è fatta bene, ma questo lo sapevamo già, penso, quando uno inizia ad avere infiltrazioni, cose fredde, infisti scadenti, vive male. Allora costruire bene adesso significa non solo progettare un ambiente che sia funzionale, ma anche un ambiente che sia sostenibile. E questo è anche un'ottima un attenzione per quello che è il risparmio, pensiamo ai consumi dell'energia elettrica per scaldare la casa e quindi conservare il calore. Quali sono i temi? Il legno, che devo dire torna di moda, ma non torna di moda per una questione estetica, ma per una questione funzionale. E da cristiani anche è anche bello vedere come si ritorna alla natura dopo magari avere fatto qualche passo indietro. Le nostre scienze dei materiali hanno iniziato a produrre eh, appunto materiali con varie caratteristiche: il legno è ancora il migliore, quindi siamo ritornati alla natura. La sfida energetica, avevo detto prima per il riscaldamento e queste cose, le fonti rinnovabili, i materiali di costruzione, le caratteristiche dell'impatto ambientale della produzione e quindi anche smantellamento e infine eh, un hub futuristico insomma una piccola zona dedicata alle costruzioni come non siamo abituati noi immaginiamo il cantiere con eh, la cazzuola, la calce adesso c'è la stampa 3d e quindi si può stampare una casa in 3D, ovviamente ci sono dei prototipi, c'è un cammino in corso e vedremo che cosa succederà anche con l'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo dell'edilizia. Molto interessante, davvero fratello, peccato che Bolzano è un po' distante rispetto a San Giovanni Rotondo, altrimenti potevamo andare a curiosare. O possiamo organizzarla qui, proponiamo di venire <ride> perché no, nei nostri spazi. Da questo che è un ambiente professionale dedicato soprattutto al mondo degli adulti possiamo passare invece al mondo dei bimbi, perché anche la scuola inizia a essere molto sensibile e sensibilizzata grazie al lavoro di molte associazioni circa questi temi. Parliamo del programma Green School. È un programma dedicato appunto alle scuole che vogliono iniziare a lavorare su questi temi, come? Lavorandoci in team. Quindi proprio uh, praticamente questo programma fornisce degli strumenti per poter rendersi conto innanzitutto a livello scolastico come siamo messi a livello di consumi, eh, sprechi. Eh, gestione anche delle, delle materie che si hanno, rifiuti e quant'altro e quindi riuscire in team innanzitutto a valutare questo e poi progettare un percorso per iniziare man mano a migliorare in tutti questi ambiti, ognuno ovviamente secondo le proprie capacità. Ovviamente i bambini innanzitutto si vedono inseriti in un contesto sensibile a questi argomenti e già questo è tantissimo e poi proprio in prima persona saranno loro anche ad assumersi dei compiti di sorveglianza ma anche eh, diciamo in prima persona a smaltire bene i rifiuti, a essere molto oculati nel, nel consumo dei materiali e tutte queste cose. insomma Anche qui, se dobbiamo fare diciamo, una, un elenco di punti delle cose importanti, c'è cioè il risparmio energetico al primo posto, la riduzione dei rifiuti e la loro gestione, una mobilità sostenibile: si muove un mondo la mattina quando i bimbi vanno a scuola e la riduzione degli sprechi alimentari, risparmio di acqua, ambiente e biodiversità. Fratello, se la nostra agenda non verrà travolta da, dagli imprevisti, non questo lunedì ma il prossimo andremo con uh, uno dei nostri videocollegamenti proprio in una Green School oh. che si trova a Napoli nei quartieri. Spagnoli e che appunto ci racconterà, ci spiegherà come tutto questo viene tradotto quotidianamente. Adesso però è tempo di fermarci un attimo, giusto il tempo di metterci in contatto con il nostro primo collegamento di oggi, fra Pietro Maranesi, come anticipavamo prima, e quindi ritornare con voi per parlare di Greccio oltre il Natale. Linea la regia. Frappietro? Siamo tornati in onda. Ci stavamo assicurando che il nostro primo collegamento fosse già operativo, per cui mi avete anche sentito chiamare Frappietro. Frappietro, ci sei? Intanto che che arriva Fra Pietro, insomma è un po' utile spiegare anche il tema diciamo, che oggi vogliamo affrontare certo. con Fra Pietro, perché parlavamo di un Natale che è stato superato, sappiamo che c'è l'ottocentenario di questo evento stupendo che è stato il presepe vissuto da Francesco in questa celebrazione del Natale tutta particolare, però perché intitolare, diciamo, eh, oltre il Natale greco, perché crediamo che l'esperienza di Greco sia molto più profonda. Allora, siccome quando siamo stati in preparazione al Natale, noi tutti eravamo lì concentrati nel presepe in sé e eravamo tutti così pronti a gustare tutto sotto quel profilo ora che abbiamo vissuto Greccio in questa maniera vogliamo anche approfondire un pochino che cosa c'è sotto di più perché siamo sicuri che c'è vero Fra Pietro? buongiorno come detto ci sono vari ora non so se questa ci senti Fra Pietro? Eh, non sento qualche istante okay, Fra Pietro non istante. ci sente ancora Vediamo se riusciamo a correggere. Sì, sono sicuro che tra qualche istante saremo pronti, operativi. Adesso ci senti fra Pietro? Vediamo, vediamo un attimo di riuscire a superare questo piccolo gap. Intanto, ecco, ne approfitto per uh, uh, continuare la tua riflessione. La bellezza del presepe sta proprio nell'esperienza che ci regala quando lo osserviamo quando, come nel caso del presepe realizzato a San Giovanni Rotondo dal nostro guardiano Franlinardo Totora, addirittura ci possiamo immergere dentro la sua dimensione che ci restituisce i tanti insegnamenti importanti che porta con sé. Quindi l'intuizione di San Francesco non mi meraviglia che abbia superato i secoli per arrivare a questo anniversario così bello, così importante, 800 anni uh -huh. dal primo allestimento. Ecco, li ha superati, ma quello che io continuo anche in tutte le catechesi che ho detto è che quello che ha fatto Francesco paradossalmente non è un presepe, eh. è una messa. È una messa che aveva al suo centro questa culla di Gesù bambino, questa mangiatoia. Perché per poter essere chiamato presepe c'è bisogno di un po' di più, insomma. Noi immaginiamo il presepe vivente, e quindi ci dovrebbe essere la Madonna, ci dovrebbe essere. San Giuseppe ci dovrebbero essere figuranti, ma lì non c'era niente di tutto ciò. Allora per questo il desiderio di approfondire ancora di più e cercare di capire ma Francesco che cosa voleva fare con questo presepe, che non era poi di, di fatti un presepe, era una celebrazione eucaristica. Non so se riusciamo a avere qualche notizia in merito a Frappietro e a questo collegamento. Ecco. Vi sento, vi sento. Eccoci, eccoci, eccoci. Ciao Fra Pietro, buongiorno, ben ritrovato. Grazie, bentrovati a voi. Ecco, buongiorno. noi ti sentiamo ma non ti vediamo. Ah, ora ti vediamo anche. Perfetto. Fra Pietro, io volevo partire dal tuo libro, insomma, dove inizi proprio parlando del presepe di Greccio e intitoli proprio un paragrafo con quella notte a Greccio e ogni giorno sull'altare. Quindi c'è questo Francesco che eh, tu apri riportando le parole del Bonaventura, meditava continuamente le parole e con acutissima attenzione non ne perdeva mai di vista le opere, ovviamente parliamo di Gesù, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Eh, sì, questa frase molto, molto bella che mette insieme i due momenti del mistero di Gesù che si propone nella storia, caratterizzandolo con due aggettivi, umiltà e carità, eh, sono un po' le due parole che danno la qualità alla vita eh, di ogni uomo, un uomo umile e pieno di carità, sarebbe il massimo per, per una, una vita buona, una vita donata. E allora Greccio costituisce il momento dell'umiltà per Francesco. È come un pane buono, quello della mattina, che ti si mette tra le mani senza chiederti nulla e dà sapore al resto. Questa è un po' l'idea bella che in qualche modo Francesco vede nel presepio, mh, e lo lega appunto all'Eucarestia. Questo legame mi sembra di assoluta efficacia per farci capire la categoria dell'umiltà in Gesù e dunque nel Natale di fatti andando poi anche all'ammonizione che tu citi ecco ogni giorno egli si umilia come quando dalla sede regale discese nel grembo della vergine ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile ogni giorno discende dal seno del padre sull'altare nelle mani del sacerdote sì questo rapporto che lui instaura tra la Vergine Maria, il Natale, e il riproporsi ogni giorno eh, con quella continuità per Francesca assoluta eh, tra l'evento di Maria e la, le mani dello, del sacerdote. Di quel testo a me colpisce due o tre aspetti, elementi. Il primo è ogni giorno, lo ripete come una specie di ritornello. L'umiltà è il quotidiano che si ripete e che diventa abitudine e per difendere l'abitudine da una banalizzazione, da un perdere sapore, occorre ogni giorno che il pane che andiamo a mangiare la mattina sfornato, appena sfornato, diventi uno stupore, diventi il riconoscimento di, un, di una meraviglia di ogni giorno. E poi l'altro è quello del discendere, l'umiltà è discendere, andare incontro e proporsi e donarsi senza... Eh, mettere condizioni, di nuovo il bambino che nasce nel ventre di una donna, il pane di ogni mattina, non mettono condizioni, chiedono di essere accolti e di fare della di loro presenza uno stupore buono. E, mh, e questo rapporto che Francesco pone tra il quotidiano fatto di dono eh, costante è la forza di quel testo da luce al, al Natale e da luce all'Eucaristia. All Ultima cosa che volevo aggiungere è che questa dinamica non è semplicemente il motivo di uno stupore devoto e per il Natale e per l'Eucaristia, ma per Francesco costituisce la misura per poter vivere l'Eucaristia con efficacia e cioè in quanto tu stesso diventi un pane donato a tua volta che ogni giorno quello che vedi sull'altare diventi per te uno stile di vita con gli altri. In questo senso allora davvero fai comunione, davvero quel pane diventa nutrimento per farti diventare altrettanto per i tuoi fratelli. Questa credo che sia la definitività di, del senso di quel testo e del modo di pensare da parte di Francesco e di Greccio e dell'Eucarestia. È molto bello anche questo richiamo allo stupore, al, alla capacità di meravigliarsi ogni volta per un dono ricevuto. E anche per la bellezza dell'umiltà che si riflette in questo segno bellissimo che è quello del pane. Quindi siamo arrivati a quest'oltre Natale, siamo già arrivati all'Eucarestia, no? in questo modo che Francesco aveva di intenderla e celebrarla, perché veniamo anche da un periodo storico in cui la Chiesa, parlando di Eucarestia, ha sottolineato abbastanza l'aspetto sacrificale. Vediamo che per Francesco c'è qualcosa di diverso. Io cito te, tu dici nell'Eucaristia, più che la passione di Cristo, cioè il luogo del sacrificio espiatorio compiuto verso Dio per ottenere il perdono dei peccati, Francesco vede il suo Natale, cioè il momento in cui il verbo si è fatto dono umile e povero per essere di noi e con noi. Sì, questa accentuazione natalizia dell'Eucarestia. Interessante in questo contesto, non è, non è da dimenticare che in altri passaggi Francesco ribadisce la categoria espiativa, sacrificale, un altro passaggio sicuramente, ma questo non è assoluto, non è unico e nel contesto della prima ammonizione, là dove c'è una teologia dell'Eucarestia, per lui l'umiltà eh, lo conduce a pensare al Natale, non all'espiazione, ma al dono. Non alla soddisfazione, ma allo stupore. Ed è quello che ogni volta lui dice dovremmo vivere eh, vivendo l'Eucarestia, cioè dovremmo far memoria dell'ira di Dio che è stata placata o la morte dolorosa di qualcuno e che lì riavviene col golgoda sull'altare. Questo è il linguaggio tradizionale nel parlare dell'Eucarestia. Ma ogni giorno rivediamo un Dio che si pone tra le mani il cui stupore dovrebbe guarire le tue paure, le tue arroganze, le tue concorrenze e farti diventare un po' simile a quel pane, quell'umiltà buona. C'è Francesco che nella lettera ai fedeli dice la fragranza delle parole, altrettanto la fragranza dell'Eucaristia di ogni giorno e dunque ti, fa, ti farebbe diventare fragrante bellissima questa parola, no? È il sapore dolce, il sapore nutriente che riceviamo e che dovremmo diventare come conseguenza di un'esperienza buona. E quindi a me pareva molto importante ribadire questo, appunto dopo il Natale in cui. Come siamo fatti noi che consumiamo cose, abbiamo consumato forse anche questo anniversario, più rapiti dall'aspetto estetico, anche della realizzazione di ciò che Francesco ha fatto. Noi siamo stati anche a Greccio con la parrocchia, abbiamo vissuto anche la rievocazione che ne fanno lì. E quindi, adesso che abbiamo digerito quella parte, mi sembrava molto importante sottolineare questo. Quindi, l'altare dunque più che il Calvario per Francesco è la grotta di Betlemme. Ogni celebrazione eucaristica. Ecco, può, esserci, può essere questo un dono grande che scaturisce da questa esperienza di Francesco. No? Iniziare a guardare l'altare come la grotta di Betlemme. Questo sì, credo che sia un po' il grande, la grande trasformazione o comunque l'accentuazione, diciamo così, che in Francesco è sorprendente, e che, e che fa la differenza nel modo di rapportarsi a ciò che abbiamo tra le mani. Cioè, quello che abbiamo ogni giorno tra le mani, la nostra quotidianità, a partire dal nostro corpo, ai nostri impegni, ai nostri fratelli, il quotidiano, ogni giorno, dovremmo guardarlo con stupore, perché quell'umiltà nasconde molto di più, nasconde un regalo che è qui per te e tu forse sei così abituato di quella presenza che non te ne stupisci più, non ti nutre più o non ti fa essere attento. Sacralmente attento. Quando si parla di, de, di, di, di adorazione, eh, credo che possa essere inserita anche in questa categoria qui: l'adorazione è un atto di devozione che piace a Dio e lo, e, e lo esalta, lo onora. E io credo che invece quell'atto di adorazione dovrebbe aiutarci a guardare con attenzione alla vita, educarci a uno sguardo attento, contemplativo, adorante di ciò che ogni giorno abbiamo tra le mani. Se quell'adorazione diventa devozio a Dio, ma assoluta disattenzione o indifferenza o durezza o banalità o superficialità nelle nostre piccole cose, là dove Lui ci viene incontro, quell'adorazione eucaristica non serve a nulla. Dio non ha bisogno delle nostre adorazioni, ma ci aiuta ad essere adoranti, cioè attenti alla vita di ogni giorno per fare di noi un dono e ricevere per noi ogni giorno un dono, i doni quotidiani che è una forma dell'eucarestia per noi. Ecco, fra Pietro, io um, sempre sono molto stupito da questo dono che tu hai, di riuscire a trasportare nella concretezza francesco i giorni nostri. E forse come ultima domanda, anche se l'ho già fatto, vorrei proprio chiederti questo. Dopo greccio, come un francescano si rapporta all'eucarestia? <ride> Beh, vivendo la propria fede in questo stupore e eh, appunto avendo uno sguardo diverso, libero dalla violenza espiativa, io questa categoria ne, li, ne parlerò in quel libro quando poi nel, secondo, nel capitolo successivo parlando di Laverna, questa categoria del, della croce, la teologia della croce è fondamentale per capire Laverna, ma anche... Anche appunto la croce, se la leggiamo in relazione all'Eucaristia, semplicemente come atto placativo di Dio, soddisfattorio di Dio, credo che riduciamo il tutto a una, a una giustizia spietata. Allora l'Eucaristia dovrebbe invece darci il nutrimento del dono, della gratuità e dello stupore del semplice, del quotidiano. Là c'è un mistero di presenza. Si sfugge questo... Ci sfugge tutto. Se riuscissimo a contemplare questo, diventeremmo piccoli principi. Il piccolo principe, famoso testo, parla di questo. È principe perché nel, nella volpe, nelle cose minute, in un pezzettino di pane, un po' di vino, ci vede il tutto. E avremmo risolto il senso della vita. Davvero molto belle queste riflessioni fra Pietro stamattina che ci aprono... Il cuore oltre che la mente, per cui ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi Grazie. anche oggi. Grazie di cuore, Fra Pietro. E a voi, una buona a tutti. Noi, prima di restituire la linea alla regia, vi ricordiamo che ci collegheremo al rientro con la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che da questi studi ci eh, condividerà una delle tante esperienze, buone pratiche di sostenibilità. Per cui, a fra pochissimo. Grazie Toni e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti nel nostro sconsueto spazio dedicato alla, uh, ai temi trattati dal Papa nell'enciclica Laudato Si. Uh, uno dei rimedi, sappiamo che uno dei rimedi che il Papa uh, propone per contrastare il degrado ambientale e sociale è proprio il, uh, um, la possibilità di utilizzare di adottare degli stili di vita sostenibili e una delle parole più utilizzate nell'enciclica è appunto la parola sobrietà noi ne abbiamo già parlato varie volte in questo spazio però non è un tema così vasto che non finiamo mai di approfondirlo e oggi vogliamo parlare di un aspetto legato alla sobrietà e legato ad un fenomeno che forse non conosciamo con con il nome proprio, ma che forse viviamo, no? che è appunto la fast fashion, o il fast fashion, la moda veloce, la moda usa e getta. Di cosa si tratta? Si tratta di un abbigliamento, di un tipo di abbigliamento che viene prodotto in grande quantità, eh, viene prodotto eh, utilizzando dei materiali non proprio non troppo pregiati, e con, delle, con delle tecniche veloci e con un ciclo di vita altrettanto veloce e che per questo può essere comprato, può essere utilizzato, eh, può essere acquistato da molta gente. No? I destinatari di, questa, di questo abbigliamento sono sia persone che non possono permettersi di comprare altro e sia, e questo è il punto, persone molto attente allo stile no? che magari hanno, eh, hanno voglia, hanno l'abitudine di cambiare spesso il loro abbigliamento di essere sempre alla moda, di, eh, di indossare quel colore che è più di tendenza o piuttosto quel modello e per questo eh, c'è diciamo, bisogno di ricambiare completamente eh, eh, l'abbigliamento questo eh, diciamo, non ha niente di negativo, anzi potrebbe avere tanti aspetti positivi. Quello di aver reso la moda molto democratica, molto alla portata di tutti. Qual è il problema? Il problema è non esagerare, perché questo è sempre contro, contro la sobrietà. Eh. Sì, infatti ci sono aspetti negativi che a volte non vengono um, considerati. E abbiamo detto che si tratta di una um, uh, filiera di produzione a basso costo. Per essere a basso costo eh, si punta sull'utilizzo e la produzione di materie prime eh, in maniera tale che non si uh, dia atto ai danni che si, uh, vengono portati all'ambiente. O ancora um, è una produzione che uh, sfrutta il lavoratore e non lo mette in in condizioni vantaggiose, serene e dignitose di lavoro. Pensiamo per esempio ai salari molto bassi che queste persone ricevono per un lavoro invece molto impegnativo, molto faticoso. Ancora, la produzione di questi capi di abbigliamento eh, richiede spesso l'utilizzo di eh, coloranti eh, e sostanze chimiche molto aggressive che vanno a danneggiare spesso i corsi d'acqua e, e di conseguenza eh, la flora e la fauna eh, che lì si trovano. E questo è un danno anche eh, per la salute eh, di quelle persone che indirettamente eh, utilizzano per scopi per l'agricoltura o per le esigenze quotidiane quell'acqua pensiamo ancora alle um, alla montagna di rifiuti che si crea eh, dopo l'utilizzo di questi abiti che eh, vengono acquistati a basso costo proprio perché si crea l'opportunità eh, di poterne comprare a dismisura eh, in tempi molto brevi. E il problema qual è che eh, non vengono adoperati appropriati sistemi di smaltimento per questi capi di abbigliamento? Esatto, esatto, perché sembra essere proprio il contrario di quella che è la la regola dell'economia circolare, no? mm -hmm. cioè le tre R no? ricicla, riusa, ripara, sembra che non siano proprio tenute in considerazione, anzi è tutto, è tutto il contrario, compra, acquista e getta subito, subito, tanto è vero che una delle zone più aride del mondo, che è il deserto di Atacama in Cile, è considerata la più grande discarica di abiti eh, poco usati o addirittura mai usati. In Vedete stiamo vedendo le immagini, la regia che ringraziamo ci manda queste immagini di, questa, di questo immenso eh, distesa. Si parla di eh, 40.000 tonnellate di vestiti, no? ogni tanto eh, ogni giorno arrivano camion che eh, riversano continuamente questi, questi abiti. e eh, Nonostante eh, questo c'è gente che è rovista alla ricerca di qualcosa che può essere utile e c'è gente che eh, anche Incendia per, per fare spazio no? e eh, i fumi i tossici arrivano nelle, nelle città, come diceva Anna Paola giustamente. Il, lo smaltimento di, queste, di questi abiti è molto, molto difficile. Alcuni hanno calcolato si parla di 200 anni per capo eh, per avere uno smaltimento perché molte volte eh, sono, sono fatti di materiali mh, sintetici, non di fibre naturali. Per cui la situazione può essere veramente, veramente veramente complicata. In realtà qualcosa sta cambiando perché... Sì, eh, abbiamo tante eh, storie e testimonianze, soprattutto di giovani, eh, che stanno dando un cambio di direzione da questo punto di vista, ehm, adoperando quelli che erano i vecchi sistemi della, della nonna, esatto. magari riutilizzando un capo per un obiettivo, per uno scopo diverso o riparandolo, portandolo a riparazione. E, um, oggi la casa di TV Padre Pio accoglie una nostra amica uh, Miriam, che uh, ci aiuterà proprio magari a capire cosa possiamo fare noi uh, per uh, uh, cambiare la, la direzione eh, con, uh, nel nostro piccolo. E, um, ci racconterà un po' la sua esperienza, come lei uh, si muove <ride> da questo punto di vista. Eccola, si Ciao vede Miriam. in collegamento. Ciao! Grazie, innanzitutto, per l'invito a raccontare la mia esperienza. Eh, io sono una scienziata ambientale, animatrice del movimento Laudato Si, e mi occupo di sostenibilità in diversi ambiti. E soprattutto il tema della moda sostenibile è un tema che, che mi sta molto a cuore, che cerco innanzitutto di, di vivere personalmente e poi di comunicare anche agli altri in ogni occasione in cui posso farlo: eh, dagli incontri di educazione ambientale nelle scuole, con i giovani, eh, fino alla condivisione e alla diffusione di contenuti sui social. È un tema eh, su cui ho iniziato a riflettere circa tre anni e mezzo fa, perché prima della pandemia ero anch'io un po' vittima di questa mentalità consumistica che spinge alla continua ricerca di vantaggiosi acquisti anche online di capi di abbigliamento a basso costo. E quindi al termine del primo lockdown, eh, durante il quale avevo avuto modo di informarmi su questi temi, eh, quando ho avuto di nuovo poi la possibilità di tornare nei miei negozi di abbigliamento preferiti, ho sentito qualcosa dentro di me che mi bloccava. Eh, possiamo dire una specie di senso di colpa eh, che per la prima volta mi ha portato ad interrogarmi seriamente su, sulla mia responsabilità nei confronti del pianeta eh, nel momento in cui scelgo come spendere i miei soldi. E quindi è nata lì una nuova consapevolezza che mi ha portato alla scelta radicale di non acquistare più vestiti nuovi. E infatti da, da tre anni e mezzo uso solo vestiti di seconda mano che, che ricevo da amici, parenti o che acquisto al mercatino dell'usato. Mi capita spesso di, di ricevere anche complimenti per i miei look e poi quello diventa anche un'occasione per, per raccontare la mia scelta e motivarla. E la, la più grande soddisfazione per me è quando i miei amici o i miei familiari riflettono anche loro sulla, sulla possibilità di fare questa scelta e magari mi fanno anche vedere orgogliosamente i loro acquisti fatti al mercatino dell'usato. E penso che sia importantissimo comunicare la devastazione che c'è dietro il meccanismo della fast fashion e soprattutto educare le persone a non vergognarsi della scelta di indossare vestiti di seconda mano e non avere nemmeno paura di, di sembrare tirchi quando si regalano oggetti usati. Eh, infatti io personalmente prima del mio compleanno, delle festività natalizie, provvedo sempre a ricordare a chi mi sta intorno che, che apprezzo molto di più questo tipo di regali. E sicuramente è uno stile di vita che, che va in netto contrasto con il modello consumistico della società di oggi, però sono ottimista sul fatto che si possa diffondere e diventare una consapevolezza comune. Grazie, grazie Mira. Davvero e oggi ci fai riflettere su, su, qual, di, su qualcosa di davvero importante. E, e non dobbiamo pensare sempre a quello che gli altri possano pensare di noi, al giudizio degli altri, se questo vale per uh, un cambiamento nei confronti dell'ambiente, nei confronti del mondo in cui noi viviamo. Quindi, oggi ci dai una bella testimonianza e anche una bella carica di, uh, di speranza. Mi viene voglia di seguire il tuo esempio e quindi speriamo che anche chi ci ascolta da casa possa aver preso eh, un piccolo seme eh, dalla tua storia e dalla, dalla tua esperienza. Sì, veramente. Ringraziamo, ringraziamo Miriam. Ti... Per, per, questo, per questo che ci hai detto, no? in realtà è quello che poi in generale viene, viene indicato no? come eh, la spinta dal basso, no? cioè deve partire dal basso il cambiamento, non può e anche eh, parte dal basso è quello che Leonardo Becchetti chiama il voto con il portafoglio, no? cioè se le, le persone comprano o non comprano, l'azienda è spinta ad avere uno stile più sostenibile oppure a non averlo. Quindi, Diciamo, grazie anche a quello che ci hai detto tu prendiamo sempre di più consapevolezza di quanto è importante anche la nostra, il nostro tassello. Non è vero che non possiamo fare niente, ognuno di noi può, può fare veramente qualcosa. Grazie, grazie ancora e con questa bella testimonianza noi vi salutiamo, eh, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e eh, ciao a tutti. Buona giornata. Buona giornata, grazie. E noi ritorniamo in diretta per proporvi a nostra volta una buona pratica legata al mondo della sostenibilità. Oggi abbiamo in collegamento da Londra Mattia Placido, un giovane innovatore che della sostenibilità ha fatto una bandiera. Lui che viene da uh, un mondo dove le bandiere hanno un peso specifico, quello del calcio e che oggi invece si dedica a tempo pieno proprio all'innovazione e alla sostenibilità. Ciao Mattia, buongiorno e bentrovato. Ciao, ciao a tutti. Grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui oggi. Grazie a te per la disponibilità. Con me in studio c'è Fra Italo Santagostino che ti saluta. Ti saluto anch'io Mattia, benvenuto e grazie a te per aver risposto e per portare la tua testimonianza, siamo curiosissimi. Eh sì, anche perché la tua storia personale è molto particolare, anticipavamo che eh, sei stato un calciatore eh, a livelli eh, professionistici, poi a un certo punto la tua vita ha preso un'altra un piega, raccontaci, raccontaci un po'. Diciamo che ci ho provato, assolutamente. Ho provato a fare di, di questo sport la mia, la mia vita, la mia, la mia, appunto il mio lavoro. Ho giocato per dieci anni nella Sampa e poi ho girato in lungo e in largo per l'Italia, nella, nella, nella vecchia Serie C, appunto nell'attuale nell Lega Pro in Serie D. E durante appunto durante il, il giro vagare eh, sui campi di calcio ho capito che volevo fare anche altro nella vita. Quindi ho iniziato a studiare, ho iniziato a, ad aprirmi a nuove opportunità, ho lanciato la mia prima startup che eh, si occupava di viaggi e purtroppo non è andata bene perché l'ho lanciata sotto Covid, quindi il periodo non dei migliori, ma questo mi ha permesso di scoprire che stava germogliando in me la passione verso la natura, verso la sostenibilità e la voglia di contrastare il cambiamento climatico. Sono tanti. Quindi per questo motivo... Sono tanti, gli, sono tanti gli sportivi che si avvicinano a questo tema e non mi sorprende perché sport e natura sono un binomio molto forte, eh, ma mi vengono in mente ecco, appunto, tanti atleti internazionali che spesso hanno sollevato il tema della sostenibilità anche in relazione ai trasporti per raggiungere queste, questa o quell'altra destinazione, per partecipare a questo o quell'altro evento, ecco, evidenziando come le emissioni di CO2 oggi ehm, dovute al traffico de, de, dei mezzi sia per esempio uno dei tanti temi a cui bisognerà prima o poi porre una soluzione eh, importante. Assolutamente, sono molto contento che molti giocatori e giocatrici anche, perché conosco Sofì Pedersen dell'Inter, eh, altre giocatrici del Genua, della Juventus, che, si, che trattano la tematica come Thorsky del Genua, è molto importante perché i calciatori possono influenzare tantissime persone perché arrivano a, a comunicare con tantissime persone, quindi è, è un lavoro che sto cercando di agevolare e è, è far sì che, se, che il calcio possa farsi promotore appunto di, di questa rivoluzione sostenibile e dobbiamo dire che fra Italo Mattia lo sta facendo molto bene perché una delle sue idee è stata uh, approvata addirittura dalle Nazioni Unite poi è stata acquistata e oggi lui è uh, product manager di uh, Award il motivo per cui è qui con noi quindi farei raccontargli di che cosa di che si tratta Assolutamente, come dicevo prima, io dopo eh, aver lanciato la mia prima startup, che appunto non è andata molto bene, ho creato una nuova startup eh, basandomi appunto sui miei ideali, su quello che volevo aiutare sull'impatto che volevo avere. E quindi ho creato un'app che aiutava ogni singolo individuo a, a ridurre le proprie emissioni. Come? Banalmente, formandolo a livello eh, con delle pillole, con dei contenuti, con delle nozioni in, in eh, ottica sostenibilità e dando dei consigli pratici su come ridurre le proprie emissioni. Banalmente, dal usare più mezzi pubblici a mangiare meno carne rossa a usare la cottura passiva quando si cucina, la cottura passiva è il fatto di spegnere magari un, eh, una padella e metterci sopra un coperchio e cuocerla nella nostra maniera. E il progetto è andato molto bene, essenzialmente. E Dayward, appunto, l'app la, scelta dalle Nazioni Unite e, e da poco nominata anche App 2023 da Google per, come migliore app for good del 2023, appunto, ha deciso di acquisirci. Quindi, io attualmente lavoro insieme a loro come product manager per rendere la vita sostenibile delle persone e noi tra qualche istante vedremo anche il sito ufficiale di quest'app intanto mh, ti pregherei di provare a tenere il telefono nella maniera più ferma possibile perché notiamo un po di eh, movimento e, mh, e niente fra italo quindi abbiamo abbiamo con noi uno di quei giovani innovatori di cui parlavamo in apertura di programma Una, uno di quei giovani che non si fa passare tutto sotto il naso come se niente fosse. Tra l'altro, diciamo, nella sua esperienza, sono contento che la stia raccontando: c'è una testimonianza molto ricca per ognuno dei giovani, non so se lui ne è consapevole, perché lui ha provato prima questa strada del calcio, che comunque poi ha capito non avere il futuro. Che lui desiderava, poi ha provato una start-up, neanche lì è andata a buon fine, però ora ce l'ha fatta. Quindi c'è la bellissima notizia che bisogna continuare, non fermarsi e scoraggiarsi al primo fallimento, alla prima strada che non è fiorita come magari qualcuno immaginasse. Quindi, Mattia, ti ringrazio per questa testimonianza di dare coraggio anche a tanti giovani di dire continua a provare perché arriverà il tuo momento. Assolutamente, c'è una frase bellissima di Winston Churchill che dice il successo arriva eh, se non ci si perde d'animo eh, e se appunto fra un fallimento e l'altro non ci si perde d'animo. Questo è quello che ho fatto io. Io ho provato, ho fallito, ho sbagliato, ma ogni passo mi ha portato ad imparare qualcosa e poterla utilizzare per il passo successivo e con tanta curiosità, con tanta disciplina, poi sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi e spero continuerò ad a raggiungerli. A proposito di citazioni, anche se non mi ricordo di chi è questa frase, la leggevo solo qualche giorno fa e diceva che il peggior nemico del successo tante volte è lo stesso successo. Ecco, per cui ci auguriamo che Mattia non si senta arrivato, ma abbia questo spirito indomito e determinato e che ci possa raccontare sempre più progetti, sempre più risultati. Ecco, Assolutamente, guardia. non vedo l'ora di tornare con un nuovo progetto. Questo è un mondo che comunque sta anche iniziando a essere pullulato di varie iniziative simili. Ci parli dei punti di forza della tua e dell'originalità della tua? Assolutamente, in questo momento abbiamo appena introdotto l'AI, quindi stiamo cercando di rendere sempre più personalizzata l'app, quindi eh, ognuno riceve dei consigli personalizzati sui contenuti e sulle azioni in base a ciò che fa, a ciò che ha bisogno di migliorare, quindi questo è un grande punto di forza. Un'altra nuova funzionalità che abbiamo appena implementato è il fatto di poter rilevare in modo automatico i propri spostamenti, quindi sull'app poter vedere quanto e come ci si sposta, capire quanto si emette e di conseguenza, grazie all'AI, ricevere appunto dei consigli su misura per poter andare ad abbattere il, la CO2, il, la carbon footprint, appunto, inerente ai nostri trasporti. Quindi, noi in questo momento cerchiamo di differenziarci eh, con questi. Eh, upgrade che abbiamo appena fatto a livello tecnologico. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, se ne sta facendo tanto parlare negli ultimi tempi. Eh, mi, mi, a me che ho qualche anno in, in più di te mi, mi faceva venire in mente questa cosa, Mattia, quando arrivarono i social network. No? C'era un po' di paura. Adesso con l'intelligenza artificiale è un, po', è un po' diverso, ma mi sembra che tante volte questa questa paura sia dettata più dalla mancata conoscenza che da reali problemi, quantomeno no, imminenti, voglio dire. Tu come la vedi? Assolutamente, io penso che sia un, una tecnologia che possa aiutarci a migliorare il nostro lavoro. Quindi la cosa importante è conoscerla, informarsi, provare a utilizzarla e non farsi spaventare, perché appunto le tecnologie vanno sfruttate, non, non, deve farsi, far, non dobbiamo farci investire dalle nuove tecnologie e avere paura che ci rubino il lavoro. O che succeda chissà cosa. L'importante è conoscerla, sapere di cosa si tratta, restare informati, perché poi, alla fine eh, le nuove tecnologie si iniziano a utilizzare. L'hai le, le detto bene tu, con i social, col cellulare, col computer. Quindi dobbiamo abbracciare le tecnologie e eh, contare che appunto ci aiutino a migliorare il nostro stile di vita e ad avere sempre un impatto migliore sul mondo, appunto. Bene, Freito, un'ultima domanda la lascio fare a te. Parliamo così, ci affacciamo un po' nel futuro, Mattia. Se hai qualche cosa che bolle in pentola senza rivelarci troppo, eh, se ce la puoi sbagliare. Ma comunque, volevamo qualche <ride> tuo segreto, qualche, qualche progetto futuro. Il mio primo progetto, appunto, quello che, che sto curando è Eward E il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più persone su, sull'applicazione in modo da portarle ad avere un, uno stile di vita più sostenibile. L'altro progetto che sto portando avanti nel, parallelamente appunto nel, nel weekend, nel, nel tempo libero, è appunto coinvolgere sportivi e eh, club calcistici o non appunto di, a parlare della tematica, a iniziare a interessarsi alla sostenibilità perché eh, come dicevo prima, il calcio muove tantissime persone, influenza in modo positivo tantissime persone e penso che sia veramente uno strumento importantissimo nella lotta al cambiamento climatico. Te la faccio io, un'ultimissima domanda. Sappiamo che sei a Londra, ci sta, siamo in collegamento con te, tu ci stai parlando da lì, quindi in questo momento sei un cervello in fuga, ma ecco, la tua fuga è temporanea, provvisoria, o si alterna a fasi in cui ritorni in Italia oppure stai lavorando in maniera stabile da lì? Si alterna, si alterna, vi, 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 vi tranquillizzo. Io sto di base a Milano, ora sarò qua un mese a lavorare da Londra perché abbiamo in settimana un, un evento eh, a Bet. Un evento importante qui a Londra. E ho approfittato di questo evento per restare un mesetto qui, dato che la città mi piace molto. Eh appunto ci sarà la Green Week delle, delle, delle squadre sportive qua nel, in Premier quindi vediamo, vedo cosa fanno loro per cercare di portare qualche best practice in Italia insomma quindi unisco un po' l'utile al direttevole. molto bene quindi sei un cervello in movimento non un cervello in fuga in movimento, in <ride> movimento tornerò molto presto nella mia amata Italia e noi ti aspettiamo, per il momento ti salutiamo, ti auguriamo davvero buon lavoro e ti invitiamo ecco, a tenerci informati di quelli che saranno i prossimi passi nel mondo dell'innovazione e della sostenibilità che stai portando avanti. Grazie mille, grazie per l'invito, a presto, buona giornata. Grazie a te Mattia, a presto. E noi restituiamo la linea alla regia non prima di salutarvi tutti quanti e di rinnovarvi l'invito a continuare a camminare con noi sulle strade della sostenibilità ogni lunedì alle 10.30 su Padre Pio TV. Ci vediamo lunedì prossimo, buona settimana.